Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Gameplay a scatola chiusa, o meglio, a scatola socchiusa. Ho aperto Steam poco fa e tra le offerte mi è capitato questo Firewatch. Non so praticamente nulla, ho dato proprio un'occhiata rapidissima, sembra essere una sorta di storia raccontata, alcuni lo hanno chiamato addirittura simulatore di passeggiata. E mi ha incuriosito. Ufficialmente non è mai stato tradotto in italiano, ma fortunatamente la community di Steam ha reso disponibile una patch amatoriale, quindi l'ho comprato, l'ho scaricato, l'ho tradotto e ora sono qui di fronte alla schermata. Ho visto proprio 10 secondi, quanto bastava per vedere il tipo di gioco, la grafica, com'era. Mi è sembrato interessante, quindi gameplay a scatola socchiusa. Cominciamo una nuova partita, spero di aver fatto bene, di aver impostato bene tutto quanto. Via! Partiamo, slot vuoto, giustamente. Ah, Camposanto presenta. Bel nome. In associazione con Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Vedi Giulia. Oh. Ah, devo selezionare. Vediamo Giulia. Lei ha più o meno la tua età, vicino ai 30 anni. Ride insieme ad alcuni eleganti docenti e studenti della vicina Università di Boulder, in Colorado. Tu, Henry, sei fuori a bere con i tuoi amici. E noi che facciamo? Ci avviciniamo a lei, soliti piacioni. Sei ubriaco. E possiamo scegliere cosa fare. Allora, qual è il tuo, sai, corso? Oppure, sei carina. Dai, sei carina. Tu sei carino, dice lei freddamente. Ah, quindi, tu sei carino, dice lei freddamente. Non lo sei. Avrai solo un dopo sbornia. Cosa? Rispondi confuso. Qualcuno dovrebbe comprarti un cheeseburger, ti risponde. Lei fa un gesto al cameriere e una settimana dopo sei il ragazzo di Giulia. Grande. Cominciata bene. Oh, ok, quindi questo qui è il gioco, impostato in soggettiva. Premi il tasto sinistro per usare gli oggetti. Quindi siamo in ascensore, prendiamo lo zaino. Come posso muovermi? WASD? Ok, il classico mouse e tastiera. Sicuramente si può usare anche il joystick, ma non ho avuto la prontezza di accenderlo, anche perché per il momento ci troviamo bene così. Siamo in un garage, in un box. Pianale del furgone. Ah, ok, questo qui è il nostro furgoncino, il nostro pick-up. Pianale del furgone, carica lo zaino. Beh, anche se me lo mettevo nell'abitacolo non è che sarebbe andata male. Vi frequentate per più di un anno. Lei ti fa perdere completamente la testa. È meraviglioso. Vi trasferite. Condividete un appartamento vicino al campus con vista sulle montagne. Bevete birra fuori sulla terrazza. Tu bevi birra praticamente ovunque. La vita è bella. Giulia vuole prendere un cane. C'è un piccolo e arruffato beagle. Giulia lo adora. Vorrebbe portarlo con sé in classe. C'è anche un intimidatorio pastore tedesco, ma dallo sguardo dolce. Non potrebbe succedere niente di male a Giulia mentre è in giro con questo cane. È un duro. Quindi scegliamo. Scegliete il beagle e lo chiamate Bucket. Adottate il pastore tedesco e lo chiamate Mayhem. Beh, oddio, visto che comunque Giulia vuole il beagle e lo adora, il cane lo vuole lei, scegliamo il beagle e lo chiamiamo Bucket. Bucket è un bravo cane e una settimana dopo ti sei completamente dimenticato dell'altro. Giulia lo adora e lo adori anche tu.
Per il momento è così, ma da quello che ho visto ci sono anche delle sezioni di gioco. Adesso ci sta raccontando una sorta di antefatto. 1979. Parlate fuori sulla terrazza. È estate, sono le 21:30 e il calore si irradia ancora dal deserto. Cosa ne pensi dei bambini? Ti chiede lei. Ci sta pensando. Bambini, non sono molto intelligente o buoni a molto. Sto domandando se io e te vogliamo averne un paio di piccoli idioti. Sarebbe bello, o un giorno, perché avrei fretta. Sarebbe bello. In quel caso, forse dovremmo sposarci. Sì, mi piacerebbe, rispondi. Questi bambini saranno già abbastanza fregati. Forse la cosa migliore è che i loro genitori siano sposati. Le rispondi che ha assolutamente ragione. Oh! Siamo all'aperto. Vi dirò, graficamente mi piace, è uno stile molto particolare, lo abbiamo visto anche in altri giochi, una sorta di cel shading, però mi piace molto l'ambientazione. C'è vita, le piante si muovono, mi piace molto il tono di questi verdi, sembra davvero un bosco, non per realismo, ma quanto per immedesimazione. Ok, qui c'è un cartello, posso leggere? Ok, non dimenticare il check-in. Vietati i fuochi d'artificio. Ricordati che sei nella loro terra. Impara a vivere con gli orsi. Ma posso leggere direttamente? Posso. Ah, col destro posso zoomare. E qui c'è una mappa. Che non so cosa mi servirà. Dunque. Possiamo gironzolare, ma credo che sia tutto quanto chiuso, credo che sia molto guidata come cosa. Oggi il pericolo di fuoco è estremo, a livello rosso. Ok, eviterò di accendermi un sigaro. Posso esaminare la macchina. Cos'è questo? Cappello, prendilo. Grande, getta, esamina. Indossa, tieni premuto, esaminiamolo. Codi. Sì, ma esaminarlo in questo modo. Ah, ok, posso anche abbassarlo. Ok, carino. Indossiamolo. Tieni premuto. Non è proprio mio uso mettermi addosso cose che ho trovato a terra, ma visto che siamo in montagna e qui è tutto puro e pulito, mi chiedo se ci sia anche la possibilità di mettere una visuale esterna in terza persona, quantomeno per vedere come mi sta, però va bene. Proseguiamo. Ok. 1980. È un giovedì notte e Giulia è in ritardo di 4 ore. Non ha chiamato. Sei preoccupato e ti infuri di più ogni minuto che passa. Sì, avrei reagito così. Lei rientra dopo che ti sei già coricato a letto. Non è del tutto ubriaca, ma ha chiaramente alzato il gomito. Bisticciate quando lei si infila sotto le lenzuola. Ti arrabbi o la ignori? Mi arrabbio, insomma, voglio dire, potevi almeno avvisare. Le dai della stupida sconsiderata. Lei risponde di andare a farti benedire e di non essere così infantile. Ho fatto anche la rima. Le dai dell'egoista. Lei sa cosa intendi e ferisci i suoi sentimenti. 1981. A Giulia piace ancora disegnare. Disegna piante per la sua ricerca. Disegna tutti i posti in cui andate. Disegna te. Ti metti in posa e mostri i muscoli che non ho come He-Man. Ti atteggi come una modella di Victoria's Secret. Ma assolutamente mi atteggio e mostro i muscoli come I-Men. I-Men. Stai benissimo, non credo proprio. Ok, intanto continuiamo la nostra passeggiata. È un tramonto quasi
quasi marziano per quanto c'è rosso e arancione. Bella l'atmosfera. Non credo sia un gioco per tutti, ragazzi. Abituati al, come siete, all'azione, alle cose, però. Torre di avvistamento Two Forks. Ancora 13 km. Mi aspetta una bella passeggiata. Premi spazio per saltare oltre gli ostacoli. Vai. Agilità. È ok, però. 1982. Durante l'estate, di notte, a te e a Giulia piace portare Bucket a fare una passeggiata. C'è una festa in città. Attira persone da ogni posto. Uno di loro tenta di derubarvi minacciandovi con un coltello. Oh! Bucket riceve un calcio. Bibi babba... Cazzo, cane! Urla Giulia. Quando è sotto stress si agita e ha problemi a parlare. Affronti l'aggressore, lo spaventi, ha dato un calcio al cane, lo colpisci sul suo brutto muso. Ebbè, oltre a dare un calcio al cane ha spaventato Giulia. Ti procuri alcuni tagli al braccio, ma riesci a pestarlo per bene. Non ti senti molto un duro, piangi a dirotto prima che arrivi la polizia. Da quel giorno Giulia chiede di prendere una strada diversa. In che senso? Rispondi che va bene. Nemmeno tu vuoi più prendere quella strada. Da quel momento in avanti camminate lungo il fiume. Ah, ok, non prendiamo più quella strada che abbiamo preso quella sera. 1984. I piani di avere figli sono stati rimandati a causa del lavoro. A Giulia viene offerto un lavoro a Yale. Yale è in Connecticut, a 3200 km di distanza. È un ottimo lavoro, assistente di cattedra, e lei vuole andarci. Tu assolutamente no. La convinci a non accettare il lavoro? Accetti a patto che lei faccia avanti e indietro. Io, diciamo, di mio non avrei usato nessuno di questi due approcci in realtà, perché la convinci a non accettare il lavoro, la obblighi a rinunciare a un sogno, a un'opportunità, è una cosa molto egoistica. Accetti, a patto che lei faccia avanti e indietro, pure questa comunque è una risposta egoistica, 3200 km di distanza ogni volta. Non so, Bruscolini, però non c'è alternativa... Tra l'una e l'altra, la meno peggio, se proprio devo, accettiamo a patto che lei faccia avanti e indietro, anche se in cuor mio non sarei stato d'accordo. Va bene, senza alternativa. Le chiedi se farà la pendolare su e giù. Non vuoi spostarti in Connecticut. Lei dice che sarà difficile, ma lo farà se non vuoi andare. Questa ragazza era veramente innamorata di noi. Le dici di non perdere l'occasione, se è ciò che desidera. Lei è d'accordo. Torna a Boulder 3 volte per ciascun semestre. Cioè, quindi in pratica, ciascun semestre, ogni 6 mesi? Ci vediamo 3 volte ogni 6 mesi? Non è proprio il massimo, poi io non è che gradisca granché le storie a distanza. 1985. Giulia viene mandata a casa da Yale in congedo pagato dopo che ha avuto un episodio. Il tutto è stato scatenato da una collega che ha preso in prestito dei libri che erano importanti per la sua ricerca. Non ricordava di averglieli prestati volentieri proprio 2 giorni prima. Non ricordava di averglieli prestati. Ha avuto un'amnesia. Non se lo ricordava. È stata trovata a piangere nella tromba delle scale. Dici che forse voi due dovreste parlarne con qualcuno. Vi preparate i maccheroni e bevete vino provando a dimenticarvi di tutto. Per quanto mi piacerebbe questa opzione qui, uno deve un attimo ragionare. Non conto che uno ride e scherza, ma se sul luogo di lavoro, in un ambiente serio, tu
ti attacchi con una collega accusandola di averti rubato dei libri quando invece eri stata tu stessa 2 giorni prima a darglieli. Forse è il caso che ne parliamo con qualcuno. Dopo aver fatto molti esami e visto diversi dottori, questi ultimi sono preoccupati che Giulia possa soffrire di una precoce ma fulminante demenza. Ha solo 41 anni. Porco cane. Entrambi decidete di tenerlo segreto per il momento. Aia. Ok, siamo di nuovo ai comandi. Noi intanto siamo in questo bosco, si sta facendo notte tra l'altro, molto bello, ma questa storia... Diario. Ah, ok, questo qui, Imen. Lui stava rileggendo il diario in pratica. Bucket, il cagnolino, sta diventando vecchio. Giulia pensa che sia quasi meglio, perché così crea meno danni in casa. Una settimana dopo, lei torna all'università. ...1987, qui questa storia sta andando avanti per anni. Il problema di Giulia peggiora. Non si ricorda le lezioni in classe. Le sue ricerche sono sempre più confuse. Guida la macchina nella città vicina senza alcuna ragione e deve essere riaccompagnata a casa dalla polizia. È disperata. La rimandano a casa, in congedo medico permanente. L'hanno mandata via, per via delle sue condizioni. Alcuni giorni per Giulia sei una droga e i vostri figli non ancora nati dei piccoli idioti. Altri giorni sei per lei uno sconosciuto. E questo è il problema della demenza, ragazzi. Lei ti spinge sul letto per fare l'amore. Dopo 5 minuti va nel panico credendo che suo padre sia alla porta. Lo dice la sua famiglia. Sono distrutti e cominciano a viaggiare da casa loro in Australia per farle visita. Per un po' i tuoi amici ti aiutano con le piccole faccende per alleggerire le giornate. Ma lei peggiora. Mi sta prendendo l'ansia. 1988. Passi le giornate seguendo Giulia intorno a casa. Conti i secondi rimanenti alla visita settimanale di Daniel, l'infermiere. Lui suggerisce che Giulia potrebbe andare a vivere altrove, dove ci sia assistenza 24 ore su 24, una casa. Il pensiero ti assilla per un paio di mesi. Decidi di mandarla in una clinica medica a tempo pieno. Sei determinato a prenderti cura di lei da solo. Mandarla da sola in una clinica H24. Prendiamoci cura di lei, almeno a qualcuno che la ama vicino. Queste sono risposte difficili da dare, ragazzi, così su due piedi non è facile. Per fortuna è un videogioco. Questo ci ha pensato 2 mesi, io ci devo pensare qui sull'unghia, ma sono determinato a prendermi cura di lei da solo. Mi occupo io di lei, non la abbandono, non la mando via. E noi intanto camminiamo in questo bosco. Mi stanno a tremare le mani. Però bello. Mi chiedo se questo gioco sia tutta una storia raccontata così. Mi ricorda le passeggiate che mi faccio in campagna. Attenzione. Ma posso cadere? Ah, questo comunque è un fiume secco. Cervo. Che bello. Ok. È estremamente difficile. Il peggio è quando ti infuri con lei, come quando prova a cucinarsi da sola il cibo. Tu non puoi fare niente senza di lei e lei non può fare niente senza di te. Quando lei va a dormire, rimani alzato diverse ore, a bere sulla terrazza. Guardi il baseball in estate, il basket in inverno. Ancora una volta, bevendo. Non è facile. Inizia a uscire una volta che l'hai messa a letto. È proprio necessario uscire, capisco che magari uno debba anche cambiare aria, però... La prima volta che lo fai, ti preoccupi di lei... ti preoccupi che lei possa andare in giro mentre sei via. Metti una sedia di fronte alla porta della camera da letto.
Sei fiducioso che lei dorma come un sasso. Chiuderla dentro non mi sembra il caso. Voglio dire, metti caso ha bisogno di qualcosa, succede qualcosa e non può uscire. Anche se è fiducioso che lei dorma come un sasso, non è che sia proprio una cosa giusta. Però, chiuderla dentro, siamo fiduciosi. Non è proprio la risposta. Vai al solito bar che si trova in fondo alla noiosa Pearl Street. È carino. Col tempo racconti tutta Sheila, la barista. È un enorme peso in meno. Un paio di giorni a settimana torni a casa e vai a dormire all'una di notte. Attendi con ansia quelle notti. Anche per staccare un po' la spina. 1989. Una notte ti fermano per un alcol test. Fai un punto 10 e vieni portato in cella per la notte. Cretino. Consideri l'idea di nasconderlo, ma lo dici a tua cognata Susan. I genitori di Giulia prendono il primo volo dall'Australia. Non riescono a credere allo stato in cui versa la tua casa, quindi ti dicono che Giulia andrà a vivere con loro. Non discuti, dici che farai loro visita presto. Passano un paio di settimane. L'estate sta arrivando e vedi sul giornale un annuncio di lavoro. Ti fai avanti. Bisogna pur continuare. Qui intanto si è fatta notte. Oh, un'altana! Entra nella torre di avvistamento. Speriamo che non ci sia qualche creeper in giro. Bella ambientazione comunque. La storia mi sta mettendo ansia. Ma comunque l'ambientazione è bella. Oh, fiori giallo-rossi. Bello, ottima scelta. Ok, saliamo. Una notte di luna piena e un cielo stellato. Sono solo? Mazza. SL Shading eppure ha il suo perché. Ah, ok, ci sono giustamente le luci accese dentro. Porta, apriamola. Accendiamo la luce. Interruttore del generatore. Vai. Beh, se non altro. Hello, Two Forks Tower. Salve, Torre Two Forks. Tieni premuto shift a sinistro per attivare la radio. Pronto? Ah, chiudi. Pronto. Beh, giustamente rispondiamo. Rilascia shift a sinistro per parlare con Delilah. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Non so se leggerò, non conviene che leggo un po' come Metal Gear. Leggiamo quello che dicono e voi leggete i sottotitoli. Rispondi. Come faccio? Hai ucciso 3 ex mariti, ti stai ribellando a tua madre. Nessuno a casa riesce più a supportare. No. Fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Ecco. Is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Questa era l'introduzione, ragazzi. Giorno 1. Stiamo scrivendo un rapporto. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Rispondi alla chiamata della radio. Carica batteria per radio. Tieni premuto shift, ok.
Scusa, credo di essermi addormentato. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Ooh. Ero stanco. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. Okay. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay. Segnala mappa sul tavolo. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? A ovest. Non so qual è l'ovest in questo momento. Fireworks? Ma dove? Ma io non vedo nulla. I need you to confirm. Do you see them? Premi N per usare la bussola. Oh, ecco qua, ad ovest. Seriously, are you seeing this? Eccoli, adesso li vedo. Sì, li vedo, li vedo. Segnala fuochi d'artificio. That's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Bene. Tipo prenderli a calci? Posso far loro una multa? Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Quindi in pratica noi siamo una sorta di guardia caccia, di ranger responsabile del fuoco. Riponiamo la bussola. Ok. A quanto sto? Mezz'ora? Non so quanto ci vorrà, ragazzi. Però scendiamo, posso correre? No. Quindi questa radio farà tipo da codec. Ah, ok. Abbiamo dormito della grossa. Spero che ci sia qualche provvista e anche che ci sia un bagno. Quindi, premi M per guardare la mappa. Cerca la fune nella cassetta delle provviste NFS 306. E quale sarebbe? Questa? No, questa è una cisterna. Ok, se non altro sappiamo che stiamo qui. Ah, eccola qui. NFS 306, credo che sia questa. E mi devo fare tutto sto pezzo a piedi io? Dunque, intanto sto cercando di capire... Ah, questa qui è rivolta verso nord, quindi aspetta, noi andiamo a nord, così... Oh mio Dio! Io dovrei andare ad ovest, quindi da quella parte? Già mi sto perdendo, ragazzi. Aspetta, vediamo se mi sposto di qua. Ok, se non altro sappiamo che stiamo andando dalla parte giusta, e alla mia sinistra dovrebbe esserci... un sentierino che dovrebbe essere questo. Cerca la fune nella cassetta delle provviste NS 306. Vedo 306, solo quello lì, quindi camminiamo e andiamo. Sto già andando fuori strada, splendido. Allora aspetta, dovrebbe essere la direzione è questa, verso nord-ovest, giusto? Sì, nord-ovest. Chissà se posso anche correre. Ingrandisci, riponi la mappa. Per il momento andiamo così. Dunque, ma se io incontro qualche animale, che gli racconto le barzellette? Ah beh, non è così lontano come pensavo, eh. Quindi andiamo a prendere la fune. Aspetta, riponiamo la mappa. Scavalca. Riprendiamo la mappa. Oh mio Dio. Poi io, che uso il tom-tom pure per andare al tabaccaio, a orientarmi nei boschi così, non è che sia proprio il massimo. Ma ok, però abbiamo trovato la scatola. Ma veramente, cioè, non c'è un modo per correre?
E là, ok. Riponiamo tutto. Cassetta delle provviste. Ho trovato la cassetta delle provviste. I found the supply box. Great. Bene. Sì, sento anche a orecchio le i fuochi d'artificio. Com'era? 1, 2, 3, 4? Che dice il codice per tutto. Ok, come scorro? Ok, 2. No, ma 1, 2, 3 e 4. Voilà. Ah, qui ci sono altre informazioni. Copia informazioni della mappa. Lo fai tu, vero? Ah, meno male. Cassetta delle provviste. Eccola, vecchia fune. Oh, barretta di cereali. Buono per me che sto a dieta, sto morendo di fame. Getta, esamina. Oh, oh. Mangiare, tieni premuto. No, posso metterla via? Getta, esamina, mangiamola. Almeno nei videogiochi fatemi mangiare qualche zozzeria. E prendiamo la vecchia fune. Occupati di chiunque stia lanciando i fuochi d'artificio. Chiudiamo la cassetta delle provviste e sì. Non so se devo seguire il suono. Sì, come lo trovo questo? Devo andare a orecchio? Aspettiamo, il prossimo fuoco. A destra. Andiamo a udito. Ok, sta diventando più forte. Ok, alla mia sinistra, quindi ce l'abbiamo dritto davanti. Premi R. Oh, R per camminare o correre. Ancora non li vedo. Ma non dovremmo essere lontani. Ok, se non altro possiamo correre. Oh! Dietro quest'altura? Ok, ok, li sento sempre più vicini. Maledetti! A breve dovremmo riuscire a vederli. Eccoli! Siamo arrivati. Gancio da fune. Posso parlare un attimo con la mia nuova amichetta? No. Attacca una fune al gancio. Di lupo argilloso. È ripido. Sì, mi fai attaccare la fune? Ah, ok. C'è un gancio, perfetto. Guardate. Caliamoci con spazio. Via. Pian pianino. Buoni, buoni. No, no, no! Aio! Perché deve sempre finire male? Anello. Siamo sposati. Segnala incidente arrampicata. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Non è che l'ho fatto apposta. Ma i fuochi? Sono finiti? Forse qui che c'è uno spazio aperto? Potreste lanciare un altro fuoco d'artificio che non riesco. Segnala radura. Un posto meraviglioso per campeggiare. Queste rupi sono interessanti e... non sono sicuro, dove devo guardare? I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Ok, strada ovest verso il lago, quindi io sto qui. Il lago sta là e proseguiamo sulla strada, anche se in questo momento non vedo strade, forse questa? Qui intanto si sta facendo scuro. Sto andando dalla parte giusta? Ah, devo andare ad ovest? No, sto andando verso sud. Ecco, da questa parte.
Occupati di chiunque stia lanciando i fuochi d'artificio. Volentieri. Ovest, leggerissimamente a nord. Sì, ma c'è un sentiero qui, anziché complicarmi la vita. Spero di non incontrare qualche orso, più che altro. Ma che spettacolo comunque. Oh, lì c'è un'altra cassetta. Ah, ecco l'accampamento. Qualcuno ha bevuto, ha bivaccato. Posso segnalare? No. Però ci sono due zaini. Hanno lasciato i loro zaini qui. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ok. Quindi non frughiamo tra le loro cose. Falò. Hanno persino deciso di accendere un falò. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Sì. Posso spegnerlo? Whisky. Oh, prendi. Shit. Ferreter, tieni Irish. Premuto per ispezionare gli oggetti. Single malt. Singolo malt. Non credo sia il caso di buttarci il whisky sopra. Salva per dopo. Tieni premuto. Getta. Probably don't need this in my life right now. Vabbè. Non lo vorrei lasciare qui. Vabbè. Come faccio a spegnere il falò? Così. Spegniamo il falò. Ma se spegnerà? Beh, spengo il fuoco. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Va bene. Devo continuare? E dopo 74 tentativi, Ivan cominciò ad avere un leggerissimo dubbio. Che ho letto? Lattina di birra. Segnala lattina di birra. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. People are just the worst, aren't they? They're not great, no. Sembra da stare qua da me. Oh, fuochi d'artificio. Segnala fuochi d'artificio. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Assolutamente sì. Confisca, tieni premuto E. Becca, lattina di birra. Esamina. Ma se me la bevo... Ah, pulisci. Ok. Pulisci. Ok. In pratica quello che faccio qui nel quartiere. Pulisci. Falò, ma... Sto sbagliando qualcosa, devo tenere premuto? Non lo so, vabbè, per adesso va bene così, non vedo... Ah, aspetta un po', la bottiglia di whisky, prendi. Salva per dopo, che vedevo di... Potevamo buttare la birra sul fuoco per spegnerlo, a parte che se sono già bevuti tutto. Va bene, quindi... Cos'è sta roba? Due paia di vestiti. Segnaliamo. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Ok. Io gli buttavo i vestiti nel fuoco. La prossima volta ci pensano due volte. Va bene, seguiamo. Oh, un Reggi Sise. E stanno pure con la musica. Questo lo porto in laboratorio per esami. E vabbè, ma allora ditelo. Un paio di mutandine. Salve. Meglio, eh. Posso fare altro? No. Pure con la musica. Un altro reggiseno? Ma quante tette ha questa? Sono due ragazze. There are panties. There are what?
I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Un altro reggiseno, un altro paio di mutandine. Eccomi! Disgraziati! Le ho trovate al lago. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Fanno il bagno nude. Oh boy! Enjoy dealing with that! Signore! Scusate, Intanto spegniamo questa musica che non so se ci stanno i diritti d'autore, quindi getta! Bello stereo! No, no! Fucking cool it with the fireworks! Ecco. Ecco. Sono ubriache. So che state accendendo dei fuochi d'artificio. Piantatela! Io ce lo sapevo. Ah sì? Ho preso tutta la vostra, non sapete niente. Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Oh, totally. You're gross. You're just some sad man out. Sapete che c'è? Posso prendere lo stereo? Ah sì? Ecco fatto. E che cavolo? È stato un piacere, signorina. È andata bene. Spero siano affogate. Fatto. It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Beh, in effetti a dire solo fatto non si sa esattamente cosa sia successo. Potevo dire è andato tutto bene. Posso richiamarla? No. Vabbè. Ok, credo di aver fatto la mia prima missione in questo gioco. Ma se è così, vi dirò, cioè non è male. È un gioco particolare, di sicuro non avevo mai giocato un gioco del genere prima d'ora. Quindi adesso mi devo rifare tutto il percorso a piedi, se hanno lasciato la loro roba qui. So they just left their stuff down here, but it would be a bad idea for me to toss it all in the lake. Right. Yes, I don't think that'd be wise. If you could refrain from criminal destruction of personal property while on this job, that'd be great, okay? Right. Oops. Ho buttato la radio nel lago e mi hanno fatto gira. Io non capisco se questo fuoco sia spento, ma ti posso fregare tutto? Vabbè. Spero che abbiano capito la lezione, anche se ne dubito molto. Ah, aspetta, oh, lattina di birra, prendi e ripuliamo, dai. Leviamo tutto sto schifo. Maleducazione. Ci abbiamo a che fa tutti i giorni. Ok. Ammazza quante, ma fatevela una bevuta ogni tanto, no? Ah. Pulito tutto? Ok. Torniamo alla tana alta. Più che altro mo devo capire. Io sto qui, devo andare, era questa qui, tutto ad est, con precisione, quindi così. Segnala la radura. Non l'ho fatto? Ah, un posto meraviglioso per campeggiare. Come torno in India? Beh, un posto meraviglioso per campeggiare. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. A proposito, ma se adesso la fune si è rotta, devo fare tutto quanto il giro largo? Mi sa tanto di sì. Come torno indietro? Back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Come? Ma che, davvero? Ma sei scema? A ovest, lungo il lago? Ah, lungo, ok, il Thunder, ah ok, sì, perfetto, quindi noi possiamo passare qui sopra, Thunder Canyon, e riscendere da qui. Sì, anche perché non c'è modo per tornare. Ok.
Sarà un gameplay più lungo del previsto. Cos'altro posso segnalare? Sono un po' perso. Okay, so from these rocks, where do I go again? Go back towards the lake, turn north and east through the canyon. There should be a trail at the far east side of it. Ok, l'ho visto sulla mappa. Sto cominciando a capire come funziona. Adesso speriamo soltanto di non fare brutti incontri, perché comunque il sole sta tramontando. Che c'è qui? Ah, reggiseno, ok. Dicevo, il sole sta tramontando e noi siamo persi nei boschi in cima a una montagna, però il lago qui è meraviglioso. Quindi, John C. Lake, questo lago sembra un ottimo posto per farsi una nuotata. È possibile che quelle ragazzine si prendano qualche malattia in questo lago? Nah. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Ok, quindi facile, facile. Noi adesso proseguiamo per di qua e troveremo una stradina. Cos'è questa roba? Cartello. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the esatto. lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Ok, ok. Beh, diciamo che salvo complicazioni dovrei poter completare la mia prima missione senza troppi intoppi. Skalkia. Voilà. Quindi il sentiero, dobbiamo seguire il ruscello. Giusto? Esatto, ci facciamo una bella corsa per tutto questo tragitto fino a questa svolta. E poi saremo di ritorno a casa e potremo concludere la nostra prima giornata di lavoro. Il fatto comunque che siamo lontano da tutti, che stiamo soltanto in collegamento radio con questa ragazza che ci dà le istruzioni, non mi dispiace, potrebbe essere il mio lavoro ideale questo qui. Anzi, diciamo che in passato ho fatto dei lavori simili a questo, dove io stavo da solo e seguivo delle istruzioni via telefono. Ok, proseguiamo. Cerchiamo di non farci male. Opla. Ma soprattutto cerchiamo di arrivare prima che faccia notte. Il pensiero di incontrare un orso. So, I have a bit of a confession to make. Che cosa? Cioè? What is it? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Ma non ti preoccupare, dai, non è un grosso problema. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Perché devo zoomare qui? Beh, comunque dai, alla fine è stata simpatica, era ubriaca, vabbè. Ci sono cose ben peggiori, arrampichiamoci. A che altezza siamo? Che io qui comunque cammino, ma... Oh, dai, siamo oltre la metà strada. Dai, andiamo spediti e saremo a casa in men che non si dica. Cioè a casa, alla base. Dovremmo trovare un passaggio qui sulla destra a breve. Credo. Buona? Tempesta vicina? Segnala hey, i tuoni. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Oh mio Dio, sono stato colpito da un fulmine quando avevo 9 anni. Non credo di avere molta scelta. Sì, adesso sono molto più... What, you're not enjoying our current conversation? Oh mio Dio. Oh my god, lady. The arc of our budding friendship. Ma io ti adoro. Chi ti ha dato questa carica? Oh, I'm just gonna let her have that one. Ok, dovremmo esserci. E c'è anche un'altra scatola. Mappa. Oh, cacchio, sono andato troppo oltre. E io lo sapevo. Vabbè, con la scusa esaminiamo un attimo questa scatola. Lo so che è sbagliato. Cassetta delle provviste. Beh, magari com'era. 1, 2,
Forse non è una buona idea perdere tempo. Corno. Oh, che carino. Esamina. Bah. Torcia. Prendi la torcia, sì. Ah, una torcia che non funziona. Splendido. Ah. Ah, mannaggia. Premi F per utilizzare la torcia. Perché mi stai dando la torcia? Dato che io a brevissimo sarò a casa. Dunque, diamo un altro sguardo alla mappa. Torniamo indietro. Devo trovare un... No, volendo potrei anche proseguire da questa parte. Mannaggia. Non posso correre con la mappa in mano. Però dovrebbe esserci un passaggio qui sulla destra. Dov'è il fiume? No, qui sto tornando indietro. Oh, una caverna. Non mi voglio infilare nelle caverne. Anche perché mi sa che sto andando dalla parte sbagliata. No, verso sud. Oddio, te prego, dimmi che non c'è qualche mostro. Cosa c'è in questa grotta? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Cancello della grotta. Ah, pericolo. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Posso arrampicarmi qui per andarmene? Sì. Via. Ah, si è fatta notte. Dunque. Ok, le nuvole arrivano e io non so dove mi trovo. Credo di stare sulla strada giusta. Mamma mia, 53 minuti di gioco. Nulla sta andando come previsto. Porco cane. Segnala una presenza inquietante. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Se n'è andato. Henry, there's something something someone should have told you about this area. Oh, non mi fate mettere paura. Che io sto outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. E vi? Ma mica c'è stai te qua fuori da sola, con una tempesta in arrivo. Ok, ma dove devo andare? Per andare, dove devo andare? Dove devo andare? Mi arrampico qui? Oh, sagome. Ah, posso proseguire da questa parte, ok. Mi ero un attimo perso. Dove sto? Sto andando dalla parte giusta, non sto così lontano dalla torre. Cioè dalla torre, dalla tana alta, dalla base. Solo che c'era qualcuno che mi guardava. Ce l'ho la torcia? Sì, teniamola accesa. Non mi sembra un gioco dove si possono usare armi o fare... Salta. Stavo dicendo agili salti. Chi c'è? E là? Arriva la tempesta. Ok, il tizio stava qua. E adesso non c'è più. Ed io quanto lontano sto dalla base. Ok, seguendo questa strada arriveremo proprio dietro alla base. Quindi seguiamola, sperando di non fare brutti incontri perché me la faccio sotto. Ok, si scala, arrampicati. Arrivo alla base, ragazzi, e se tutto va bene chiuderei qui il gameplay, se non succede altro. Ok, non c'è nessuno che mi guarda, non ci sono cose che mi compaiono addosso.
Intanto si è fatta. Cartello sentiero chiuso? Dai. Oh, oh. Aio. Che miseria. Ah no, ok, sono le foglie. Mi era sembrato di vedere qualcosa. Dunque, dritto verso, verso sud. Stiamo andando dalla parte giusta. Ci siamo. Ah, ok, segni di civiltà. Ah, eccola. Cartello di legno. Salve, che ci faccio? Quindi questa latrina. So it's just the outhouse then in terms of going to the bathroom. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Oh mio Dio. Va bene. Ok ragazzi, torniamo al campo base e chiudiamo qui. Intanto mi hanno pure scritto, si staranno domandando che fine ho fatto. Lo facciamo in diretta, vai. Sì, mamma, sono vivo e sto registrando. Ciao, mamma. Allora, saliamo prima. Cos'era? Prima che qualcuno mi aggredisca. Mi sta brontolando lo stomaco. Il vetro è rotto? Segnala vandalismo. Perché non me lo fai segnalare? Porca miseria. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Bene. Che? Che è sta musica? Okay, I put in a call. Grazie. Cosa posso fare? What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? Quelle due. Le ragazze al lago, forse il tizio nel canyon. Chi c'è là fuori? Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. In questo momento non mi ci sento tanto. Non è così. Well, I sure don't now. You will. I promise. Giorno 2. Ok ragazzi, io penso che possa finire così per adesso. Siamo a un'ora esatta, dai. Senza calcolare eventuali tagli. Wake up. Hey, wake up. Eccomi, eccomi, ci sono. Ah, scusa. Prendiamo la batteria. Buon primo giorno. Sono sveglio. Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. Mannaggia, non c'è un piano B. I don't really know why that would be. Posso provare ad aggiustarlo? Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? See? Yeah, of course. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Henry. Thanks, Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right.
Ok, ragazzi, a parte che adoro la mia responsabile, comunque è un gioco che non sto capendo, cioè mi piace, però nasconde qualcosa, probabilmente qualcosa di oscuro. Mi è presa l'ansia quando ho trovato tutto quanto rotto. Anche perché qua su dove mi trovo io, che è molto simile all'altana dove si trova lui, anche se questa è un pochino più grande, il mio appartamento è grande, ma anch'io sto sopraelevato e sotto c'ho il giardino e tutto quanto, quindi mi sono abbastanza immedesimato. Va bene, io questo gameplay lo finisco qui. Fatemi sapere se vi piace, se volete vedere cosa succede, se volete altri episodi. Io nel frattempo mi fermo. È venuto bello lunghetto, ma spero abbiate apprezzato. In quel caso fatemelo sapere, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e commentatemi. Io chiudo, vi do la buonanotte perché è tardi e noi ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi!